18 di novembre è stata una giornata designata dalla Conferenza Episcopale Italiana per tutte le diocesi d'Italia per sensibilizzare sul problema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Sappiamo tutti le tragedie che ci sono state all'interno della Chiesa Universale su questo fronte. Le diocesi, compresa la diocesi di Trieste, si stanno attrezzando, direi, per contrastare questo fenomeno al proprio interno, ma anche, non dimentichiamo che è un fenomeno anche terribile e drammatico anche all'esterno. Io credo che bisogna operare su due fronti. Il primo è quello educativo, formativo e dell'impegno, insomma, che porta avanti la diocesi. E l'altro è quello di una consapevolezza più chiara, cioè tacere, rimuovere, far finta di niente, questo è un peccato inammissibile che non si può più accettare. Bisogna avere la forza evangelica, devo dire, in questo frangente, di denunciare qualora ci fossero eventi di questo genere.